Ho fatto un test. Della pancia, sì. Allora, siamo sulla strada, sulla provinciale Mantova-Cremona. Oggi siamo fatti un giretto, vabbè, al di là di tutto. Come dicevo, ho fatto un test. Tempo fa ho pubblicato un video che se riesco lo metto qua in sovraimpressione. Sono uno youtuber della miseria io. E praticamente cosa era successo? Ho ordinato un drone, il drone per riprese aeree. L'avevo appena ricevuto e ho detto fammi vedere come segue. Ero in un piazzale, c'era un mio ex collega con me e gli ho detto dai, fai il giro largo, fai la manovra. Un piazzale grosso, le ribalte belle larghe, righe in terra belle chiare. Lui ha fatto tutto questo giro e si è messo praticamente in ribalta e io ho fatto seguire dal drone. Ora che cosa ho fatto? Il mio amico ex collega Alberto, allora ho fatto il video e ho messo Alberto in manovra. Cosa è successo? Io non sono certo uno youtuber di quelli, i miei video non sono seguitissimi, non hanno chissà quante visualizzazioni iscritti, lo faccio chiaramente per passione, tra l'altro in maniera anche discontinua, perché come spesso accade fai sempre le stesse cose, e allora non sto a riprendere a fare video. Normalmente tutti gli altri video hanno poche visualizzazioni. Quel video lì, io ho messo il titolo Alberto in manovra e ha avuto, per quello che è il mio standard, un bel po' di visualizzazioni, con una serie di commenti sotto, per dire ce la faceva anche mia nonna, mia sorella pendata, vabbè. Allora, colleghi, quello che mi chiedo io, dico, no? Cioè io ho messo quel, ripeto, ho fatto quel video perché dovevo provare il drone e ho messo il titolo Alberto in manovra, perché alla fine era vero. Cosa succede? Io quello che non riesco a capire, no? Ma fra colleghi, perché dobbiamo sempre fare a chi ce l'ha più grosso, a chi ce l'ha più duro? Questa è la domanda. Cioè, tutti vanno a vedere il video perché ho messo in manovra aspettandosi il manovrone. Poi ovviamente vedono quella cosa lì e dicono ma... Allora, detto fermo e restando che un qualsiasi autista mediocre non avrebbe mai detto quello è un manovrone, cioè non c'è bisogno di dire che quello non è un manovrone, come del resto non è stato fatto il video con l'intenzione di dire va che manovra, no, semplicemente il drone gira intorno sopra il camion ed è stato fatto quel video, punto. Ringrazio tutti comunque per i commenti, ovviamente, no? Ma il test qual era? Io dico, ma perché fra colleghi
già facciamo un lavoro che è un lavoro di merda, lo facciamo molti di noi perché ci piace, lo facciamo da generazioni, i nostri padri, i nostri nonni, c'è gente che già generazione in generazione. Ma io dico, siamo sempre, anche lì, io vedo quando siamo lì la sera, così nei vari piazzali, se arriva uno che è un po' in difficoltà a fare una manovra più o meno semplice, si è tutti lì, capito, con la gambetta avanti alla macchinetta del caffè a dire, guarda questo, adesso spacchi i fanali, guarda quello lì, adesso prende lo specchio, adesso gli porta via la cabina, a giudicare e ad aspettarsi che succeda qualche cosa. Allora io dico, no, ma perché non ci deve essere più la solidarietà fra colleghi, quella che c'era una volta sana, che ci si dava una mano a vicenda nelle difficoltà? Cioè, tutti noi più o meno abbiamo dovuto imparare. Io dico, fortunati quelli come me che hanno avuto un padre che gli ha potuto insegnare, un padre che gli ha potuto dare delle dritte che ti servono a romperti meno le palle, delle dritte di vita vissuta, date dall'esperienza sulla strada, che nessuna scuola guida ti dà. Cioè, se c'è uno sbarbato che ha preso la patente e le prime armi, ovvio che ha delle difficoltà. Se c'è qualcuno che per via, per esempio adesso del Covid, che c'è gente che ho conosciuto che a una certa età faceva tutt'altro, ha dovuto lasciare il lavoro per vari vicissitudini, aveva una patente in tasca e per mangiare, per guadagnare qualcosa, ha detto mi metto a fare l'autista, ma l'autista non l'aveva mai fatto nella vita. È chiaro che uno così è e può essere in difficoltà. Allora io dico, perché dobbiamo sempre stare lì a giudicare gli altri? Perché dobbiamo stare sempre lì nelle trattorie quando si parla? Ah, io sono partito da giù, sono arrivato su in 8 ore, ho corso, polizia di merda, calamita, si fa grazie. Cioè, oggi siamo arrivati al punto che chi viaggia in regola è un coglione, chi invece fa il furbo è il figo della situazione. Allora, chi ha fatto, che fa questo mestiere da un po' di anni, chiunque di noi ha fatto delle cose, ha corso, diciamo, per essere tranquilli, non ha corso in regola, ok? Allora, io spero, che cosa ho sempre detto, che se arrivi a fare una roba del genere non è che sei furbo, sei uno sfigato, perché se sei un padroncino vuol dire che ti tocca correre di più perché stai lavorando a prezzi tirati, e allora fai fatica a starci dentro. Oppure ci stai dentro, ma ti serve il viaggio di più per pagarti luci, lucine, lucette, custom di qui, custom di là, eccetera, eccetera. Se sei invece un dipendente, peggio ancora, perché magari sei costretto dall'azienda a lavorare in un certo modo, e peggio ancora, ok? Ma io dico, che questo non significa essere più furbi, più bravi, migliori, ma a parte questo, torniamo al discorso iniziale. Ma perché invece di stare a giudicare, una volta ci si dava una mano? Cioè, una volta quando ci si fermava per strada o che ti si congelava il filtro della nafta, paraffina, ci si metteva lì a scaldare, si fermavano i colleghi a darti una mano, si bucava una gomma col baracchino. Colleghi, chi è che magari c'ha una leva in più? Si fermavano, mi è scapitato a me, ci si fermava, ti davano una mano, si facevano il mazzo con te, c'era un discorso proprio di... Cioè, io per questo che mi incazzo che questo lavoro, che questo mestiere è finito.
Allora io dico, invece che essere sempre uno contro l'altro, sempre a guardare la cagata che fa l'altro, ma nelle aziende stesse, cioè fra colleghi stessi, c'è il più furbo, c'è il più coglione, c'è il più bravo, c'è il fenomeno, c'è il leccaculo, e si è tutti lì per cercare di mettere nel sedere all'altro. Cioè noi, ragazzi, colleghi, abbiamo una forza, cioè noi abbiamo in mano, non da solo, tutti insieme, abbiamo in mano l'economia del paese e oltre. Cioè, invece di stare lì come al solito a fare, ma perché non si lotta insieme con lo stesso accanimento che uno vede e dice, non ci si mette lì, noi potremmo fermare, mettere in ginocchio il paese. Ci siamo lamentati del fatto che sono venuti qui dalla Romania, dalla Lituania, dalla Polonia, ma alla fine chi è che ha consentito di fare questa cosa? Tanti anni fa, quando si lavorava, quando arrivava un autista nuovo, prima di andare dentro nell'ufficio del capo, passava da noi e gli diceva, amico bello, guarda che qua noi lavoriamo così, 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 così. Non t'azzardare a dire che lavori diversamente, se no quella era la porta. Cioè, ci si allineava tutti. Cioè, noi abbiamo perso questa cosa, noi, fra di noi, perché ognuno guarda il proprio orticello, e lasciamo stare, non tiriamo in ballo il discorso proprio Italia a livello di paese politico, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci voglio entrare, sappiamo tutti come stiamo messi, sappiamo tutti anche. Ma noi, se volessimo, prima ancora che si muovono quei paraculi di quelle che sono le associazioni, di quelle che sono i sindacati, cioè prima che si muovano questi, noi potremmo mettere in ginocchio non il paese di più. Se volessimo rifar valutare i nostri stipendi, lo potremmo fare senza problemi, ma senza problemi. Devono scendere a compromessi se vogliono lavorare in un certo modo, invece siamo sempre lì a lamentarci ma non fare niente. Cioè questo mi ha portato che cosa? Tornando, questo mi ha fatto scatenare questa cosa, perché sono partito appunto dai commenti, no? Che manovra, cioè, e poi, ripeto, gli altri video, come probabilmente questo, quando lo monterò, oggi che giorno è? 9 agosto, quando lo monterò, probabilmente, lo metto su, non lo cagherà di striscio nessuno, non lo cagherà di striscio nessuno. Invece, quello lì, per questo video magari lo intitolo, ho fatto un test, uno contro tutti, tutti per uno, uno per tutti, tutti per uno, non lo so. Probabilmente non lo cagherà di striscio nessuno. Comunque dai, chiudo il discorso dicendo che, allora, quel video là, se lo volete andare a vedere, dicevo, è un giro con il drone, mi sono preso e ho fatto questa cosa qua, al volo, lì per lì, dovevamo andare a far la nanna, a far la pausa, e ho fatto questa cosa qua. Detto questo, io dico che dobbiamo tornare a essere più uniti, ok? E secondo me, cioè, non si può fare. Poi io magari sono un sognatore. Vabbè, dai, ciao, bye, scusatemi l'ennesima pippa e alla prossima. Buon trabacco a tutti, statevi qui. Ciao, ciao, ciao.